Ma io penso che il territorio ha rappresentato in questa provincia sicuramente un risultato. Mai era nato nel territorio provinciale un movimento che poi si è trasformato in gruppo parlamentare. Questo territorio riuscì a farlo. Durante la legislatura del 2013 portò quattro consiglieri regionali, quattro deputati, formò il gruppo parlamentare, ma anche se durò poco, comunque ha rappresentato, ha dato questo risultato. Sono passati 10 anni e nonostante io che sono stato uno tra i fondatori, sono nel Partito Democratico, questo è risaputo, nonostante tutta una serie di cose, il territorio è sempre vivo perché era l'idea che era giusta, ma anche io sono nel PD, ma porto avanti quello che erano gli obiettivi di territorio. Quali erano gli obiettivi di territorio? Fare politica e fare politica per il territorio e legato al territorio. Questo è quello che e allora abbiamo fatto le motivazioni che ci hanno indotto a mettere sul territorio. Io lo faccio all'interno del Partito Democratico. Il territorio continua ad esistere, ad andare avanti perché quell'idea e quel significato oggi ci stanno tutti. Cioè, il territorio nasce nel 2011, nel momento di crisi economica e di crisi dei partiti massima. Dopodiché, poi, infatti, dopo quel periodo avvengono tutti i movimenti populisti, tutta una serie di movimenti ecco, di protesta e così via. E hanno continuato fino a questi tempi. No? Come che abbiamo reagito quella classe dirigente del tempo? Dicendo noi rispondiamo alla crisi politica e alla crisi economica attraverso una strategia, che è quella del territorio. Fare politica ricollegandoci al territorio, prima delle ideologie e prima di tutto il resto. E questo è quello che abbiamo fatto ed è attuale. Dopo 10 anni questo messaggio, il messaggio di allora, è ancora attuale e il territorio può rappresentare la casa di tantissime persone che vogliono continuare a occuparsi di politica e che credono in particolar modo al territorio. La seconda domanda, da grande, appena arriva, diciamo, alla maggiore età, no, già è un movimento che si è affermato bene, qual è il futuro? Ma io penso che continuare a dare, come diciamo noi, voglio utilizzare questo termine in siciliano, luogo di casa, cioè luogo di casa, dare luogo di casa a persone cioè, che preferiscono l'impegno politico attraverso le strutture civiche, attraverso il civismo, attraverso movimenti ecco, più leggeri rispetto a quello che sono i partiti e che abbia, perché il territorio è questo, una forte connotazione legata al territorio. Ovviamente il territorio ha anche un ambito politico. L'ambito politico del territorio è quello là dei partiti democratici, cioè il territorio è a sostegno e a fianco delle forze democratiche, perché oggi poi rispetto a 10 anni fa c'è anche questo problema che si sono fatte avanti le forze non democratiche. Però Nello, c'è diciamo, un periodo elettorale che si prospetta. Ma il periodo elettorale è lontano. Cioè anche le regioni, ma sono lontane. E poi penso, territorio nel gioco regionale lascia il tempo che trova. Territorio svolge sicuramente un ruolo nelle amministrazioni locali, però sinceramente non c'è, oggi questa iniziativa non ha un significato elettorale. È il piacere sono 10 anni, il movimento ha fatto 10 anni il 16 o 17 di ottobre. E quindi ora dopo pochi giorni prima abbiamo avuto i problemi di ciclone, di altre cose, lo volevamo fare prima, quindi il significato oggi è questo, il piacere di ricordare quell'occasione che ancora c'è, ma la presenza anche questa sera, in un momento la politica non partecipa a nessuno, nelle riunioni, la sala piena sta a significare questo. Auguri. Auguri a loro e auguri a tutti coloro che si vogliono occupare di politica e lo vogliono fare attraverso territorio. Il territorio c'è.